indossare una maglietta crop top di Barbie con logo. Però prima di iniziare andiamo a svegliare mamma che sta dormendo. Mi sto portando la sedia per guardare il film. Vabbè, qua c'è mamma che dorme sul divano. Mamma? Mamma? Dobbiamo fare video. Eh? 2 minuti. Come 2 minuti? Ma come 2 minuti? Ma come 2 minuti? Mamma, apri gli occhi. Ma come 2 minuti? 5 minuti. Ma come 2 minuti? Dobbiamo fare video. Sono le 5:15. Apri gli occhi, apri gli occhi. Fa caffè. Eh? Mamma, guarda. Spero che tu... Eh? Cosa? Sì, sì! Cosa sì, sì? Mamma? Dai! Devi fare il caffè. Devo fare il caffè? C'è il caffè, la mamma. Il caffè, la mamma. Mamma? Mamma? Il caffè? Che rompiballe che sei, io. Il caffè? Sì, sì, portalo di là, arrivo. Devo portarlo di là? Sì, sì, ciao. Beh, muoviti però, Ma cosa fai qua? Qua sopra, cosa fai qua sopra? Mangia macchia, mettiamolo di nuovo qui. Muoviti! Dai, ti vedo che ve le faccio strane. No. Ok, abbiamo bisogno di ovviamente una Barbie. Ok, posizione. Una Barbie. Mangia la cartella, macchia. Un... ago e filo. Ago e filo, un ago e filo. Stoffa, una stoffa bianca, non per forza bianca, di tutti i colori, bianche, nere, gialle, vabbè, rosse, dai, arancioni, marroni, di tutti i colori. Penna, ma no, forbice, no, dico io, penna, forbice, sì, un foglio per prendere la misura del corpo di Barbie e pennarelli stabili o trot pen, tutti quelle che hanno la punta fine, adesso prendo il blu, fine così si vede. Si vede la tua mano. Ok, dai. Su. È a fuoco? Giù. Ok. Così datelo in due il foglio, però non si spiegherà così, ma penso così, che è meglio. Così. Non guarda, occhio. Prendete. Uno. Dai, vai, tu vai, io parlo. Prendete la Barbie. Tu vai, macchia. E la mettete così. Si vede? Sì, sì, vai, tranquilla. Così. Prendete la misura della spalla di Barbie. Del... ma ho scritto, sì. Del braccio di Barbie. E del busto di Barbie. Come la fai, Monica? Non tutto, perché è un crop top, come avevo già detto dall'intro, quindi sarà a metà pancia, con la pancia di fuori. Cos'è che stavi dicendo, Monica? Corta o lunga? Corta. Bello, macchia. Ma deve essere sempre nei momenti più inopportuni, oh, sto gatto. Quindi... ma cosa stai facendo? Così. Perché ti... ah, poi così. Tu segni, ok. Così
e uniamo tutti i punti che abbiamo fatto. Così, e poi qua c'è il collo e lo mettete quanto scollato lo volete. Ok. Giusto? E io... Così. E più o meno deve venirvi una cosa del genere. Ok, dopodiché ragazzi... Si taglia. Ma aspetta prima di tagliare, siccome che quando cucirete... Verrà più ristretto. Più ristretto, quindi andate a... Sì, io lo facevo mentre... Allargare tutta il bordo. Ok, tranne il sotto che non dovete essere caduto tutto. Il vabbè, ora taglio. Taglia. Tagliando verrà, essendo che ma va il... come si chiama? Schema. Sì. Schema fatto. E adesso andremo a prendere la nostra stoffa bianca. La giriamo al contrario. Aspetta. Giro solo. Al contrario. Andiamo a posare sopra il nostro, come si chiama, schema. E andiamo a tracciare con la penna. La stoffa l'hai detto che sta due... Sì, no. E sono, come si può dire? È doppia, la stoffa doppia. Adesso devo... Ok. E andiamo a tracciare tutto. Perché di quei pezzi ce ne servono due. Scriviamo qui, due. Il disegno sulla stoffa è stato fatto. Oddio, ho sognato. Vabbè, fa niente, tanto non serve. Forbice. Non si è visto niente tanto. Niente. Tagliamo la coda di macchia, ho deciso. Vabbè. Andiamo a tagliare il nostro schema. Schema? Oh. La nostra stoffa. Il nostro schema. Io taglio prima il pezzo di stoffa per poi andare a ritagliare tutto. Niente. Ehi! Macchia! No, si siede pure. Ma, cioè, no. Ragazzi, vi faccio vedere. No, ha deciso di... Sdraiarsi! Sdraiarsi proprio. Va bene così. Macchia se... No, che dai, magari la tagli in pelo. Che cattivella. Non è vero. Magari per errore. Macchia, cosa fai lì? Vabbè, guardiamo Simona. Ehi! No, niente. Vabbè, tagliamo noi. Allora, hai finito qua di tagliare o no? Ma guarda te. Macchia, di qualcosa, dai. Tagliamo l'orecchio di Macchia. No, scherzo. No, perché... Guarda che luna, guarda la macchia. No, dai che se la prende con me adesso. Ecco, lo sapevo, se la prende con me. Guarda che non sono una cotoletta, Una cotoletta. Ma non mangia. Mi dai bacini. Dai, tu hai tagliato? Io ho... Ecco. Stai facendo? Sì. Niente, si litiga col gatto. Aia! Mangia la mano. Allora hai tagliato? Fa vedere cosa hai tagliato. Io ho tagliato. Ora mi taglia anche la mano, ma anche con i denti e le unghie. Vabbè. Ok, spiega dove devi tagliare. Hai il culo. Dove inizi a cucire?
Aspetta che sto pensando. Questo qui era parte... No, è già all'incontrario, quindi non devo girarlo. No. Quindi è già all'incontrario. Se... Se... Se niente. Se niente. Ragazzi, spiego io, vedete. Abbiamo fatto... Dietro per il momento l'abbiamo lasciato così. Dopo andremo a sistemarlo. Davanti abbiamo fatto la sua scollatura. Ora andremo a cucire. Lato, la parte della dove esce il braccio, no? Qui, qui, l'angolino qui e qui. Spiega sotto, che sei più brava di me. Sotto non si cuce, qua non si cuce, qua non si cuce e qua non si cuce. Se no non possono uscire corpo, testa e braccia. L'hai già tagliato lo scollo? Sì. Dopo? Ah sì. Okay. Andiamo a cucito, ora... Adesso la giro. La maglietta è stata girata. Ora? Adesso, se non sbaglio, adesso dovremo fare il logo. Adesso che logo facciamo? Io opto per Nike, dai. Chi vota per Nike? Io. Ok, allora il simbolo della Nike sarà fatto qui di lato, un piccolo simbolo della Nike qua. Ok, per mettere. Mettiamo sotto perché sennò si macchia la maglietta. Sotto, dentro. Dentro, vabbè. Dai. E prendiamo la penna nera. Il tratto pen, lo stabilo, qualunque pennarello che avete, tranne i pennarelli e pitture. Ah, bellissimo, fa vedere. Puoi lasciarlo anche così, sai? Bianco solo. Però dai, colora. Giralo distorto così si vede cosa stai facendo. Eccolo. Bello però così, bianco così. Lo lasciamo così? A me piace molto. Oh, non alzarlo, se ti alzo io. Eccolo qua il logo della Nike. Io lo lascio così, sì, perché mi piace. Io lo lascerei così, è molto bello. Voi potete colorarlo, voi potete farci quello che volete. Potete colorarlo di rosa, potete colorarlo di giallo, potete colorarlo di verde, potete colorarlo di qualunque colore, potete colorarlo di un gatto. Potete prendere un gatto e colorarlo col gatto. Il gatto, come sempre, è... Coloriamo. Bah, non so oggi cosa c'hai. Cosa c'hai oggi? Cosa... È sempre così. Cosa c'hai oggi? Cosa c'hai? Facci su. Dai, prova la maglietta. Macchia. Guardate i peli di macchia. Volazzano. Fila la testa. Ehi, lei. Ehi. Oh, niente, non ascolta. Vabbè, 3 ore per infilare. Ecco la maglietta della Nike. Aspetta che fosca. Crop top. Mamma mia. Aspetta. Fuoco. Ok. Molto bella. Che brava Simona. Anche le maniche, pensavo che venivano, invece sono perfette, venivano tipo spallette. Tipo spallone da... Mentre sono molto perfette. Pancia di fuori. Crop top. Andiamo incontro all'estate, quindi... Ah. Crop top! Ma basta questo gatto! Ah. Non lo so. Comunque, ragazzi, se vi è piaciuto... Oh, concludi? Allora, se vi è piaciuto questo... video, mettete like, commentate, attivate la campanella per ricevere la notifica dei video. Noi rispondiamo sempre. Condividete e... Il gatto se ne va e lascia un po' di pelacci. E... Madonna, c'è un cioppo che vola. E? Domani una verifica. Bene. Di scienze. Ok, ciao. E niente. Ciao ragazzi. Ciao.